Arrivano le bollette, aumentano i costi, ma non le entrate per i ristoratori che fanno i conti con un numero sempre più basso di prenotazioni e di clienti. L'incremento dei casi, il timore del contagio anche per chi possiede il Super Green Pass, chi non ce l'ha, chi invece si trova in isolamento, sono tutti elementi che concorrono a diminuire le presenze nelle sale. In alcuni casi i clienti optano per l'asporto o il domicilio piuttosto che consumare al tavolo e questo si traduce in mancati guadagni per gli esercenti che rimangono effettivamente aperti ma vuoti, così come recita l'hashtag di TN Italia, tutela nazionale imprese, che torna in piazza per esprimere la preoccupazione per il futuro delle attività e chiedere aiuti da parte del governo. Il nostro comparto con questo nuovo decreto e con l'estensione del doppio Green Pass materialmente avrà un'ulteriore perdita del 20%. Noi siamo una sorta di stato di agitazione, TN Italia fa un presidio a Roma nei pressi del Parlamento perché vogliamo andare a chiedere e a spiegare a ogni singolo deputato e senatore quali sono i nostri problemi e quali sono le nostre richieste. Fondamentalmente noi stiamo richiedendo innanzitutto una cassa integrazione per i nostri dipendenti perché non lavorando non possiamo mantenerli e non solo il nostro comparto c'ha più di i nostri associati hanno più di 10.000 dipendenti. Consegneremo le lettere di licenziamento a Roma perché non possiamo, non lavorando non possiamo materialmente mantenerli. Poi chiediamo un credito d'imposta per gli affitti e una moratoria sui mutui. Questi sono le richieste più urgenti. Poi abbiamo tutta un'altra serie di richieste anche di sostegno, ma queste sono quelle proprio urgenti per le quali stiamo chiedendo e pressando il governo affinché ci dia una mano. Noi siamo chiusi, siamo aperti, ma come dicevamo prima siamo vuoti, la colpa non è nostra, la pandemia non l'abbiamo cercata noi, non l'abbiamo creata noi, c'è, è un problema mondiale. Non possiamo essere penalizzati sempre, sempre ancora di più. Speriamo che da parte del governo ci sia un'apertura.